sembra una presentazione. Ok, grazie. Allora, bene, allora grazie innanzitutto per essere venuti a questa conferenza stampa congiunta del Presidente De Laurentiis e del relatore Rafa Benitez. Una breve introduzione da parte di Benitez, poi ribadirò io un veloce concetto, poi la parola al Presidente De Laurentiis e poi la parola a voi, che potete ovviamente fare come sempre tutte le domande che volete. Noi abbiamo interesse che questa conferenza stampa dia modo a più soggetti possibili di parlare, quindi cerchiamo di essere brevi e sintetici nelle domande e noi cercheremo di accontentare tutti. Prego, Laura. Buongiorno a tutti. Come tutti sapete, io avevo 2 anni di contratto, finisce il mio contratto dopo la partita importantissima che abbiamo contro la Lazio. Ringrazio al Presidente, a Napoli, alla città, a tutti per tutto che hanno fatto per me, però il mio ciclo finisce, io voglio finirlo bene, se possiamo vincere la prossima partita e lasciare a Napoli al livello che noi sappiamo che può essere. Ho fiducia che sarà così. Questa conferenza stampa è stata un po' per dire addio, però voglio dire addio la domenica con una vittoria e con la squadra qualificata per la finale del Champions League. Grazie. Allora, dato che questa è una conferenza stampa sul Napoli, sul mondo Napoli, eventuali, quindi rivolgo soprattutto ai colleghi spagnoli, del futuro di Rafa Benitez, tutti siamo molto ansiosi di conoscere quali siano appunto le prospettive, ma non riguarda il Napoli, e quindi vi prego di non chiedere, di non fare domande a Benitez che non gradisce rispondere su questioni che riguardano quello che succederà da lunedì in poi. Ovviamente potete chiedere tutto quello che volete per quanto riguarda la nostra, il nostro mondo, il mondo Napoli, per cui siamo qui. La parola al Presidente della Repubblica. Ma io ringrazio Rafa, che ho voluto fortemente esattamente alla fine di maggio di 2 anni fa, quando ci incontrammo a Londra. Mi conquistò subito per questo suo senso di internazionalizzazione che avrebbe potuto dare al nostro calcio Napoli. Adesso a Napoli ci sono sempre stati giocatori stranieri, quindi avere anche un coach che sapesse valutarli e utilizzarli nel modo più giusto, mi sembrava che Rafa mi desse tutte quelle garanzie che poi in effetti ho riscontrato. Ho letto delle informazioni sballate, perché da quello che leggevo capivo che molti non avessero un'idea di che cos'è giuridicamente l'opzione. Noi 2 anni fa abbiamo fatto il contratto per 1 anno, più un contratto di opzione sullo stesso contratto del 1º anno, opzione che è un diritto che il Napoli poteva esercitare in una certa data se andare avanti oppure non andare avanti. E questa è sempre una garanzia, perché fare quei contratti pluriennali dove poi uno deve trovare sempre un'uscita diventa sempre antipatico sia per il coach che per il club, ma soprattutto poi può creare anche un disagio economico e finanziario. Quindi questo Rafa, che è un uomo internazionale di mondo, ha subito addivenuto a questa possibilità, e così firmammo 2 anni fa sia il contratto che l'opzione per il 2º anno. Poi è chiaro che già nel momento in cui io esercitai l'opzione, Rafa mi fece capire che non poteva che essere l'ultimo anno
perché la moglie Monse e le figlie soprattutto lo reclamavano in una postazione più vicina. E io quindi me ne sono fatto una ragione, è chiaro, anche con Mazzardi io vi davo sempre l'indicata che ci provavo, ma già mi ero mosso nei confronti di altri allenatori molti mesi prima. Quindi questo fa parte del gioco delle parti, così come fa parte del vostro gioco quello di smodulare, smantellare, inventare, creare attenzionalità in modo tale che il pubblico partecipi quasi in una corrida. Questo però può diventare pericoloso per quelle frange di tifoseria che poi disinformate possono prendere fischi per fiaschi, ma noi abbiamo le spalle sufficientemente grandi e abbiamo anche ormai acquisito quell'esperienza per poter stare in campo a 360 gradi. Prima di procedere vorrei fare tradurre in spagnolo quello che ha detto. È una parola, diranno sicuramente un male di cazzate, perché non è facile. Siamo diretta ancora. La rueda de prensa se centra exclusivamente en temas relativos al Napoli y no a los planes de futuro del cliente. Por lo tanto, no se aceptan preguntas sobre el futuro del entrenador azzurro. Gracias. No tengo ningún plano, son planes. Sky. Ovviamente, buonasera. Secondo ormai perché una domanda per il Presidente, una domanda per l'Inter. Che cosa ha indotto a lasciare Napoli? Prima non eravamo ancora in diretta, annunciato che era l'ultima partita alla guida della Napoli, quella di domenica sera. Motivi familiari, il business plan che non l'ha convinto, un progetto che secondo lei doveva essere funzionato in maniera diversa. Cioè, quali sono stati poi alla fine veramente i motivi? No. Eravate in diretto, ti dico che è sempre triste lasciare un posto dove la gente ti tratta molto bene, dove dall'inizio è stato sempre coinvolto con la città, con i tifosi e tutta la gente che lavora qua. E la prima cosa, l'ho detto Aurelio, erano 2 anni lontano dalla mia famiglia, questo è stato sempre un po' quello che mi ha fatto pensare nel futuro. Ho parlato con la mia moglie qualche settimana fa che se poteva ancora fare, ho provato a convincerla, abbiamo parlato tra le due, alla fine la famiglia è sempre importante, per questo l'abbiamo detto a Aurelio e lo sapeva, abbiamo parlato di queste cose, lui che ha la percezione ha visto che non era facile, lui conosce la mia famiglia, non era facile e per questo lui doveva guardare avanti e io dovevo fare tutto che poteva fare per finire bene, facendo come ho fatto anche con il Chelsea, provare a vincere fino alla fine, però era chiaro che il ciclo aveva finito e doveva guardare anche un'altra cosa per il futuro. Posso... No, c'è traduzione. Tutto giusto, però volevo capire, allora il suo atteggiamento a Fosburg, insomma, che è stato probabilmente un atteggiamento abbastanza duro, no? Nei confronti di un mercato che non aveva soddisfatto le attese, di un business plan appunto da chiarire. Da quello che capisco, i motivi principali sono quelli familiari, però evidentemente c'era anche dell'altro. No, chiaramente la famiglia, ripeto, è stata la chiave per tutto. Dopo analizzare, dipende dal momento, io conosco perfettamente le regole del financial fair play, so che significa e so dove può arrivare una squadra o un'altra. Credo che il Napoli e Aurelio hanno fatto un sforzo per arrivare a un punto e siamo stati vicini, molto vicini. Credo per me che è stato molto positivo la crescita della società, la crescita della rosa, la crescita di tutti a livello di esperienza, però sempre un allenatore vuole di più, sempre se hai vinto 2 trofei vuole vincere anche 3. È così, no? Siamo tutti così. Questo è sicuro che conta, dipende dal momento, però la chiave per me per guardare avanti è stato soprattutto dall'inizio la famiglia e dopo vedere tutte le altre cose. La famiglia era
sempre la cosa più importante. Grazie. Una domanda per il Presidente, buongiorno. Presidente, lei ovviamente si appresta ad una rifondazione, no? Già Benitez molto probabilmente partirà di Roma, nel senso su quali principi opererà le prossime scelte relative all'allenatore e al direttore sportivo? Ma, molto vedi, rifondare è una parola, è un verbo che non è adeguato, diciamo continuare a seminare, perché se il mio concetto è quello di cercare una internazionalizzazione, ci siamo riusciti, ma non è detto che per internazionalizzare uno debba vincere per forza uno scudetto. Io di fatto ho commesso un grande errore per la prima volta in vita mia, cioè io per anni ho sempre detto arriveremo tra i primi posti, quest'anno abbandonando il mio ruolo di presidente e abbracciando il mio ruolo di tifoso, vedi come si cambia nella vita, piano piano sto diventando un tifoso, però forse un ultra, e mi sono sbilanciato e ho detto lo scudetto, e quindi ho disatteso poi le promesse che hanno preso come fatte dalla società e dal presidente. Ora, vedi, noi per il sesto anno consecutivo siamo l'unica squadra italiana in Europa, questa è una cosa importante, quindi il processo di internazionalizzazione con la Rafa è andato avanti, il concetto di giocare con due mediani invece che con tre o con cinque è andato avanti, è chiaro che però tu non puoi pretendere, essendo il Napoli che fattura un terzo del Borussia Dortmund, un terzo della Juventus, un terzo del Milan, non puoi pensare di pagare 8 milioni a giocatore all'anno di stipendi, oltre quello che ti costa il cartellino, perché non ce l'hai nel bilancio. Io quest'anno è il primo anno che perderò una ventina di milioni. Bene, in questa stagione noi al 30 giugno probabilmente chiuderemo con una perdita di 20 milioni, il che significa che non ci siamo tirati indietro. Ma poi ti dirò di più, se io decido di investire dei soldi personali nella ristrutturazione dello stadio e il 31 maggio presenterò in comune agli addetti ai lavori in modo tale che possono fare le loro ultime osservazioni il progetto di fattibilità, che io mi auguro di poter realizzare nell'ambito di 16-18 mesi, perché dovendoci giocare dentro, perché lo stadio non è una cosa così semplice come costruire uno stadio nuovo sul terreno altrui. Quindi voglio dire, di impostazioni importanti ne stiamo facendo. Il fatto stesso che io, dopo 11 anni, voglia implementare l'italianità del club, creando una cantera vera, e quindi anche lì sto cercando una ventina di ettari dove non costruire il centro per la prima squadra, ma costruire soltanto il centro per la cantera, punto e basta, sulla base di quello che hanno i più grossi club europei. Ricordiamoci che Barcellona per anni non ha vinto nulla, poi dalla cantera ha tirato fuori gente come Messi e ha cominciato a vincere. Noi invece venivamo da un fallimento, io non ho trovato nulla, quindi i primi 10 anni sono stati 10 anni di impostazione di verifica generale. Poi non è che io mi sia trovato su un territorio facile, ci siamo trovati con la Monezza, ci siamo trovati con la Terra dei Fuochi, ci siamo trovati con anche degli amministratori politici che non è che ci hanno sempre aiutato, no? Non mi sembra. Quindi voglio dire, forse se avessi fatto lo stesso percorso in Germania o lo avessi fatto in Inghilterra, a quest'ora forse avrei vinto una Champions, forse avrei vinto uno scudetto, non lo so, forse no, forse sì. Allora, 2 anni fa, io non so se voi ve lo ricordate, il Napoli era al 46° posto del ranking UEFA, oggi è al 20° posto, quindi siamo davanti a squadre come il Tottenham,
il Siviglia che ieri sera tra l'altro ha vinto, l'Inter, il Milan, il Liverpool, la Roma. Poi nel Club World Ranking dell'associazione tedesca IFFHS siamo al 7° posto, solo dietro a squadre come Real, Bayern, Atletico, Barcellona e Juventus. Cioè, questo non ve lo dovete dimenticare, perché qui c'è una società e vari allenatori che in questi anni hanno lavorato e hanno lavorato, credo, in un modo giusto su un territorio, ripeto, molto complicato, molto difficile. E a parte la Juventus, quest'anno, grazie a Rafa Benitez, quest'anno, diciamo, negli ultimi due anni, siamo l'unica squadra italiana che ha vinto due trofei, una Coppa Italia e una Supercoppa. E non è che le altre squadre italiane hanno vinto qualche cosa, quindi da un lato abbiamo avuto la Juventus e da un lato abbiamo avuto il Napoli, e di questo bisogna tener conto. Non so se è chiara questa visione, perché poiché vedo che alcuni giornalisti di stampo juventino, perché c'è anche questa matrice, è bene che gli spagnoli lo capiscano questo, a Napoli quando io sono arrivato vedevo nei campetti giocare i bambini con le maglie del Milan, dell'Inter e della Juventus, perché il Napoli era ormai in disgregazione da qualche anno, fino a fallire. Quindi io che cosa ho trovato? Ho trovato anche dei giornalisti che non tifavano più Napoli, ma che tifavano Juventus, che tifavano Inter, che tifavano Milan, e che quindi invece di appoggiare il club, tranne alcuni giornali che ringrazio, o alcune testate televisive che ringrazio, ci remavano contro e continuano a remarci contro. Ma noi abbiamo le spalle forti, quindi li apprezziamo anche per questo, perché sono comunque coerenti, perché nella vita è molto importante essere coerenti. Se tu hai deciso di romperci i coglioni e di farci una battaglia, continuaci a rompere i coglioni e noi andremo avanti lo stesso per la nostra strada. Bene, che altre domande volete fare? Era ad integrare sulla partenza di Benitez anche di Dilon, Presidente, insomma, non rifondazioni. Ma Riccardo a un certo punto, dopo 6 anni, avrà anche lui voglia di cambiare aria, di cambiare, diciamo, non vi dimenticate che Bigon viene dal nord, quindi riavvicinarsi anche a suo padre, a sua madre, a un territorio che gli è più congeniale. Lui ha fatto parecchi anni a Reggio Calabria, dove ha trovato una moglie deliziosa, poi ha fatto 6 anni a Napoli, e un po' di aria del nord evidentemente la voleva respirare, quindi non è che gli potessi dire: Riccardo, no, per carità, c'aveva un altro anno, vabbè, se ti va di cambiare aria, io ti ringrazio per tutto il lavoro che hai svolto fin qua e ti auguro un futuro radiosissimo. Rai. Sì, una domanda se volevo chiedere, mi è sembrato di capire che per quella dei 2 anni fosse un po' la durata che vi eravate prefissati. No, era scritta, ma che comunque era, diciamo, il periodo prestabilito. Se in questi 2 anni lei pensava di riuscire a vincere di più, se è soddisfatto di quello che è riuscito a ottenere, se pensa di avere anche delle responsabilità per qualcosa che non è arrivato e poteva arrivare. Io credo che tutti sappiamo quanto è forte la Juve, l'abbiamo visto anche adesso con la finale della Champions League, però abbiamo combattuto, abbiamo vinto 2 trofei, uno contro di loro che le dà ancora più valore a quello che abbiamo fatto, no? È difficile mantenere il ritmo, la continuità, quando l'altra squadra, l'altra società, e infatti la comunità del Presidente, quando lo dico, scusa, è una realtà forte, e credo che in momenti della stagione dove la partita con il fuorigioco qui a casa poteva avvicinarti di più alla parte alta della classifica, e questi episodi alla fine cambiano un po' tutto. Io, come ha detto Aurelio, sono convinto 100% che la squadra, la società ha cresciuto. Fare 2 semifinali, essere fuori di quasi tutte e 2 per qualche gol irregolare, e questo non cambia tutto il lavoro, cambia il risultato, però non tutto il lavoro.
e come dicono i nostri tifosi, al di là del risultato, credo che per me la chiave è quello che si è fatto per arrivare a due semifinali, a un titolo e ancora l'ultima giornata lottare per finire nel terzo posto. Mi sembra molto positivo, con tanti errori, sicuro che abbiamo fatto tanti errori, però questo è il calcio. Mi sembra los toros son mejor desde la barrera. En español lo digo en italiano. I tori si vedono sempre meglio alla barriera. Quando tu sei dietro è facile avere un'opinione, però quando sei di là, al mezzo, è sempre più difficile. E per questo errore facciamo sicuro, però il bilancio credo che mi sembra abbastanza positivo. E voglio ripetere che per me la cosa più importante adesso è fare una buona partita e vincere contro la Lazio. Se possiamo fare il record, per parlare un po' di calcio, il record di reti è 104, abbiamo 105 adesso, se possiamo fare il record sarò molto contento. Posso dire anche velocemente? Sì, volevo dire al Presidente, il profilo. Lei quando scelse Benitez aveva in mente un profilo internazionale, come ha detto lei, un allenatore di un certo tipo, è su questa stessa linea che vuole continuare, cioè vuole mantenere questo tipo di guida tecnica, un allenatore dal prestigio internazionale già consolidato? Sì, ma il prestigio non è qualche cosa che ti viene dall'esterno, è qualche cosa che noi o abbiamo al nostro interno o non ce l'abbiamo. Allora non è un problema di nazionalità, è un problema di cultura, di mentalità, di educazione, di capacità in breve tempo, che è una cosa complicatissima, di diventare napoletani. Perché essere napoletani è prima una condizione dello spirito e poi è una realtà territoriale. È chiaro il ragionamento? Allora, perché noi siamo una società forte, sana, in espansione, e mi auguro anche che questi anni bui, quasi da medioevo spagnolo, scusami, anzi da inquisizione spagnola, visto che ci sono stati gli spagnoli a dominare a Napoli, stia finendo. Positivo, positivo, per tutti gli aspetti architettonici positivo. Ma guarda, tieni presente che fino al 1820, 30, 40, 50, fino al 59 era il regno più ricco d'Italia, capito? Poi dopo, Conte, Camillo, Benzo di Cavour, gran paraculo, torinese, sempre Torino, c'è cioè, no? Ha fatto uno scippo, si è fottuto tutte cose, e lì è cominciato il nostro Dragone. Ma questa è storia, ragazzi, io non è che voglio fare il borbone, non è che voglio fare il retorico, non è, perché la storia è una cosa molto bella, perché ti racconta tra le pieghe dei fatti, e poi a scuola non si studiano, ma ci sono dei testi, dei saggi, che se voi li leggeste, ma sono degli appassionanti tireplay, ci sarebbe da fare, diciamo, a voglia ancora per quanti anni delle fiction televisive cazzutissime. Vabbè, comunque, a parte questo, quindi io sono tranquillissimo e sono soddisfattissimo di aver avuto alla corte di Napoli il qui presente ispanico guerriero, cavaliere anzi, che ha accresciuto la nostra cultura e il senso, diciamo, anche non tragico della tensione, e lui ha sempre creato un clima molto disteso, e di questo ne dobbiamo dare atto, sia nei vostri confronti, che quando vi si sarebbe dovuto andare a fare il culo non lo ha fatto, sia nei confronti della squadra non lo ha fatto, sia nei confronti miei non lo ha fatto, e quindi diciamo che è un uomo giusto per tutte le stagioni. Sì, buongiorno. Una domanda per Benitez e poi per il Presidente. Senta, mister, è indubbio tutto ciò che dice il Presidente è vero, c'è una crescita del club a livello internazionale. Lei però un pizzico di rammarico immagino lo abbia, perché
con i suoi uomini, considerando che con le ultime 5 della classifica avete fatto 16 punti su 30, qualcosina in più realmente si poteva fare, cioè ce l'ha un pizzico di rammarico nel non aver fatto qualcosa in più che tutti le avevamo chiesto? Sicuro che, come ho detto prima, è più facile vederlo da fuori, però sono convinto che qualche errore abbiamo fatto, certo, però anche sono convinto che abbiamo fatto tante cose bene, no? Non è facile mantenere la continuità, l'intensità, la mentalità di una squadra. L'altro passo avanti che abbiamo dato quest'anno è arrivare fino alla fine in 3 competizioni, che mi sembra che non è facile, con una rosa. Quando io sono arrivato qua, la rosa aveva più o meno, per dire, o la squadra erano 14 giocatori, dopo hanno diventato 18-20. Credo che quello che ha detto Aurelio, la crescita sarà sicuro il prossimo anno, perché la base c'è, di sicuro è una rosa più forte, sempre più facile gestire tutte le partite di campionato, le partite dell'Europa League o del Champions o le partite del Coppa Italia. Ma poi bisogna fare un'altra considerazione: se noi allungassimo la lista del campionato, facciamo finta che invece che essere X partite siano quelle partite più quelle che sono state giocate in Europa, e mettessimo nella classifica il punteggio raggiunto in parallelo in Europa, è vero che di qua perdavamo, ma è altrettanto vero che di qua vincevamo, se no non saremmo arrivati in semifinale. Quindi bisogna anche riuscire a capire che se io forse non avessi avuto il peso psicologico e fisico di quante partite si sono fatte? 59. Eh? 59. 59, ragazzi. Me ne andavo in campagna quando ero che per fa 59. E dico, ma mi rendete conto che cosa significa fare 59 partite? Quante ne hanno fatte gli altri competitori? Tutti meno di meno. Tutti meno. E allora dico, quindi anche questo conta molto. Ma conta molto soprattutto quando Rafa Benitez molto intelligentemente dice che cosa? Quegli nuovi che abbiamo avuto quest'anno, la loro crescita probabilmente la dimostreranno l'anno prossimo, perché non è facile arrivare in una nuova squadra con tutte le tensioni del caso e affrontare 59 partite. Presidente, la domanda che volevo fare a lei, l'ultima intervista che ha rilasciato di sé ai tifosi del Napoli: state tranquilli, perché dovesse restare Benitez io sarei molto contento, ma ove mai non dovesse restare, comunque prenderemo un allenatore di grande spessore. E la domanda è: Ventura, Reia, Donadoni, Mazzarri, 4 italiani, Benitez, ha in mente un italiano e magari un Cappardo, così non ha la nostalgia di tornare a casa? Io sono sconvolto, perché nel cinema questo non c'è, quindi non fa parte della mia cultura. Sono sconvolto da questa stratificazione multidecennale. Tu sai che io da una vita sono stato sempre contro il mondo degli adulti, e da quando avevo 18 anni mi andavo sempre a quel paese di adulti. Poi l'ho fatto a 25 anni, a 30 anni, a 40 anni, a 50 anni, a 60 anni, perché ho detto, guardate che sono adulto pure io, ma mi rinnego come adulto, rimango ancora quello scapigliato ventenne che vuole rompere le scatole. Allora, sai, queste vicende della FIFA, queste vicende della Serie D, queste vicende della Serie C, andiamo a vedere un pochettino chi governa il calcio. Sono tutti quanti dei personaggi fuori epoca, sono tutti quanti personaggi che non hanno la cultura del domani, hanno una cultura del passato atta a mantenere più intatta la loro posizione, perché se loro dovessero fare gli innovatori, dove andrebbero? Non saprebbero fare nulla, nemmeno avere un cassetto. E quindi è chiaro che loro frenano. Allora, quando io dico sempre, Platini giustamente parla del fair play finanziario, però da un lato predica bene e dall'altro razzola male. Perché? Perché poi anche lui si comporta come un monarca.
anche lui non riesce a interpretare le trasformazioni socio-politiche dei vari paesi che compongono la UEFA. Anche lui non si è reso conto che con l'ISIS, che sta conquistando tutta la Siria, i modelli di sicurezza degli stadi devono cambiare. Io ho avuto dei forti scontri con i suoi uomini su questi principi che non vengono mai dibattuti. Ne ho parlato fortemente anche con il ministro Alfano. Allora diciamo che qui, chiuso un campionato, non si aspetta altro che cominciare un altro. Io, questa è una cosa che mi ha fatto sempre impazzire. Non è possibile che non si fa mai tesoro del passato per seminare un futuro diverso. Si passa da una festa all'altra, andiamo a darci beni tra di noi in quel della Costiera Amalfitana, a Milano, a destra, a sinistra, in un cazzeggio perpetuo di irresponsabilità totale, perché nel calcio vive sovrana la sovraesposizione. Sembra che questo sia più forte di ogni cosa. E invece, signori miei, noi dobbiamo avere una mira, cioè noi dobbiamo essere un faro per le prossime generazioni. Noi non facciamo altro che mettere in mostra i nostri gioielli giovani, che sono di esempio per altri giovani. Però di questo non si parla mai. Poi andiamo a vedere che quello si è fregato la cassa con l'altra cassa di riserva. Quell'altro ha fatto, e gli altri si sono fregati 105 milioni, altrimenti saranno un miliardo e mezzo, 2 miliardi, chi lo sa, quell'altro ha fatto questo, ragazzi, ma qui bisogna che le squadre di calcio, le società di calcio abbiano più voce in capitolo, ma molta più voce in capitolo. Non possiamo essere condotti per mano dove si stabilisce che alla UEFA si dà il contentino dell'accesso in Champions, si dà il contentino di 10-12 milioni e poi solo la UEFA ne costa 400 e passa. Ma insomma, mi sembra un pochettino strano tutto ciò, no? Quindi voglio dire, ci hanno fatto due palle così con sta moviola in campo, con l'occhio di falco, con questo, ma siamo seri, ma siamo seri, ma parliamo di cose vere. Parliamo di defiscalizzazione, parliamo di giovani, chi investe sui giovani viene defiscalizzato, parliamo di incentivi alla politica dell'innovazione degli stadi, dei centri giovanili, delle cantere. Poi ci si lamenta e si dice: ah, ma bisogna prendere gli italiani. Ma scusate, ma che dobbiamo fare tutto noi con le nostre forze? Ma voi dove state? Dove eravate ieri? Ma che cavolo vi siete detti? E fortunatamente poi, quando tu parli con un vice premier che ha 33 anni e quando deve fare, risolvere un problema, se lo studia per 6 mesi e lo percepisce perché ne ha acquisito da A alla Z tutte le componenti, e tu ti trovi davanti a delle persone per la prima volta, fortunatamente, che si interessano delle cose. Quindi io mi auguro che si interessi anche del calcio italiano nei prossimi giorni. Noi non abbiamo ancora chi è preposto, ve lo vorrei ricordare, prima c'era Del Rio, oggi non c'è nessuno. Chiaro il ragionamento? Corriere dello Sport. No. Però la risposta alla mia domanda. Il profilo dell'allenatore, il profilo deve essere internazionale, deve essere nazionale, locale. Perché con Rafa siamo andati d'accordo, non abbiamo mai litigato? Perché quando ci siamo incontrati a Londra e lui mi offrì molto amorevolmente un caffè e dei biscottini, ci siamo trovati subito d'accordo su quelle cose. Qui sembrava che dopo un'ora già fossimo dei conoscenti di lunga data. Poi non ci siamo trovati sul mare, io mi sono portato a Positano e mi ha detto: vabbè, guarda, io in barca sul mare, sto sempre con il mio iPad, sto sempre con le mie cose. Allora siamo andati a Conca dei Marini, con una villa bellissima, come si è chiuso dentro, e ha cominciato a lavorare. L'unica cosa che ci ha diviso è il mio amore incredibile per il mare, che per me rappresenta un liquido amniotico rigeneratore, e per lui no, vabbè, ma mica possiamo avere gli stessi identici desideri. Ma la domanda è la stessa, non ci dica chi.
si è già innamorato del nuovo tecnico. Ma come faccio a innamorarmi col tecnico? Ma tu puoi sbagliare innamorandoti di un flash di una donna, ma non di un tecnico. Ecco, vi prego di fare una domanda, cioè scegliete l'interlocutore, non riusciamo ad andare avanti con due domande per giornalista, se no ci vogliono tre volte. Facciamo solo l'eccezione per lo sport e poi che va. Così ti sei dichiarato? No, perché non lo avevo detto prima e tu magari mentalmente non sei capace di fare. Così come io ho messo del fatto. Tanto il tuo editore non è dichiarato. C'è sempre una ragione sul nuovo. Allora, due domande a volo. Aurelio, è una fiction o sapremo presto chi sarà il nuovo allenatore? Bisogna saperlo presto, bisogna deciderlo presto. Quindi diciamo lunedì. E sti cazzi! Di mente! 6-1-0, no? No, non si può saperlo lunedì. Lasciatemi lavorare, tranquillamente, guardate, vi prometto una cosa, per evitare che venga poi il top allenatore che è disgustante, disgustoso anzi, e poi non fa bene nemmeno la vostra credibilità. Io vi prometto una cosa, la settimana prossima io vado a raccontare i miei prossimi 4 film in Sicilia, a Napoli e in Puglia. Va bene? Quindi ho chiamato la raccolta, 100 esercenti della Sicilia, 100 della Campania di Calabria e 100 della Puglia. Quando ho finito questo giro farò con voi 2 cine a settimana, promesso. Riapro, diciamo, i miei rapporti con i media, faccio 2 cine a settimana e così insieme parleremo di ciò che mi sembra giusto, di ciò che non mi sembra giusto, di ciò che condividete, di ciò che non condividete e ci daremo reciprocamente le ragioni del perché e del perché no, senza quindi falsi pudori, senza scazzi, in maniera molto distesa, che è una cosa che qui a Napoli non abbiamo mai praticato. Quindi io quest'anno farò uno sconto a tutti quanti, nel senso che sarò un libro aperto, predicando che lo siamo per voi, e poi vediamo se questa cosa funzionerà o non dovesse funzionare. Che sai che quando tu dai una mano all'Italia uno si rende tutto il braccio, tutto il corpo, eccetera. Vediamo qual è il nostro reciproco istinto educazionale. Dato che ho avuto conferma che anche domani sono 3 pagine, mi tocca un'altra domanda a base. Ma ci sono quelle locali che a noi non interessano molto. No, due nazionali. Rafa, perdona il pantalone blanco. La rimpiangi in quelli che sei, la contenita, la coppa contenita, o rimpiangi i 2 ricordi sbagliati che ti sono costati 3 punti e magari varrebbero l'aggancio con la Lazio in un'altra partita dopo? Sì, devo dire che qualche partita che abbiamo sbagliato il rigore, la prima con il Chievo poteva essere tutto diverso, la Calata l'ultimo minuto poteva essere tutto diverso e dopo di Nipro perché eravamo così vicini, un peccato che questi gol fuori gioco ha cambiato tutto e per noi che abbiamo sbagliato, no? Però qui siamo per pensare alla prossima sfida, la prossima partita contro il Lazio, sarà difficile per me, la conferenza stampa fa un po' di tutto, però per me è importantissimo ringraziare a tutti voi quando avete sostenuto e anche quelli che avevano dubbi, però ripetere quello che ho detto tante volte, spalla a spalla, tutti insieme, credo che dobbiamo concentrarci alla prossima partita a Lazio. Assesso io dai, vedete spalla a spalla. Spalla a spalla e contrapposto. Vabbè, però che io e Tini ormai hanno vinto, che se ne volte vorrebbero mettere per loro un attimo spalla a spalla con noi. Per loro e per i nostri tifosi credo che sanno che è importantissimo. Ci sono a fianco la squadra fino alla fine, credo che abbiamo più possibilità di vincere, questo ho provato a spiegarlo tutti questi giorni. Io dico un'altra in spagnolo, cada maestrillo tiene su librillo, ogni maestro ha la sua maniera di fare le cose
credo che siamo arrivati vicino vicino a fare una storia anche più importante, perché questa è la squadra che ha vinto di più negli ultimi 26 anni per il Napoli, mi sembra molto positivo, vicino, in crescita, però dobbiamo fare uno sforzo per ancora vincere la prossima partita, per essere sicuro che lasciamo tutto a posto e tutti contenti. Radio Kiss Kiss, buongiorno. Io batto sempre su un concetto, sempre su un punto, perché sino a qualche giorno fa ho continuato ad ascoltare in giro, a sentire anche attraverso alcuni canali di informazione, che Benitez non è adatto al calcio italiano. In quasi 80 partite, mi riferisco alla Serie A, quindi al campionato italiano, il Napoli ha perso 16 volte, in una percentuale piccolissima. Allora perché secondo lei si dice proprio questo, che lei non è adatto ad allenare più? No, io ripeto che in Spagna dicono che no, perché il suo calcio è difensivo. Abbiamo fatto 147 reti con il Chelsea, 119 con l'altro, con il Liverpool, che vince 4 per record, abbiamo fatto il record di punti tante volte, però cliché è il cliché. Qui dicono che non sono adatto, abbiamo vinto due titoli, due semifinali, tra questa la Coppa e ancora la lotta per il terzo posto, mi sembra. E sono andato al calcio, dopo il calcio italiano, il calcio inglese, il calcio spagnolo è diverso, però sono uno che ha un'età e un'esperienza e che si adatta facilmente, ho bisogno sempre come tutti, di gente che mi dà una mano, però alla fine uno si adatta. L'altra per il presidente. Ecco, però scusate, una per testata, altrimenti parlano sempre solo le solite testate, noi vogliamo dare più spazio oggi ad altri. Cambiamo testata per favore. Hola, don Ernesto, muchas gracias por aquí, por recogernos, por su hospitalidad. Hace dos años estábamos aquí recibiendo a Benítez y ahora pues despidiendo de él. Yo creo que tiene usted un entrenador muy serio, no solo por el trabajo que está haciendo con el equipo, sino por la semana y los 10 días que está demostrando. Yo quería preguntarle a Rafa Benítez, con la dificultad tan enorme del partido del domingo, si le está siendo muy difícil soportar o muy fácil la presión de los medios sobre su futuro, de los italianos o de los españoles, de todo el mundo, los españoles, los italianos, si le está siendo fácil o difícil soportar la presión de los medios durante estos 10, 8 o 10 días. Traduzione sintetica. Grazie mille Presidente, 2 anni fa eravamo qui ad accogliere l'allenatore Benitez, oggi siamo qui per salutarlo, e la domanda al mister: come si fa a sopportare tutta la pressione, soprattutto quella degli ultimi 10 giorni, con questa partita così importante che c'è domenica? Rispondo in spagnolo, così è più facile, mi capisce meglio. Rispondo in spagnolo e si mi dice che per me, con Aurelio, quando ho parlato antes, la cosa más importante hoy es hacer bien mi trabajo, terminar y tratar de ganar el último partido. Después de este partido, lógicamente, debo pensar claramente en mi futuro y me gusta que me hagas esa pregunta porque me permite mandar otra vez un mensaje que estoy enviando por diversas vías. Quiero estar concentrado en Nápoles, quiero terminar lo mejor posible y luego habrá tiempo para hablar, pero entiendo que la prensa española me mete un poquito de presión y lo acepto, pero tenéis que aceptar vosotros también que mi máximo interés es hacerlo bien con mi equipo y luego tendré muchísimo tiempo para pensar en el futuro y dar el máximo donde tenga que trabajar, pero ahora, y repito, os pido por favor, ya sé que habéis venido y que no es fácil, que me dejéis concentrarme en el Nápoles y hablaremos de largo y tendido si hace falta el futuro. Credo che sia chiarissimo, andiamo avanti, vai in guido. Buongiorno Presidente, io sono Lorenzo Mila della televisione spagnola. Allora noi, come dice Rafa, la Spagna siamo veramente interessati ad avere alguna sensazione. Rafa, per favore, in spagnolo, si puoi hacernos questa riflessione con la che ha aperto questa rueda di prensa, il motivo per cui credo che te va a citar. E poi déjame hacerte una pregunta. Que ya sé que será difícil contestar. Tú, cuando miras hacia adelante, sientes vértigo, ilusión. ¿Qué sientes mirando hacia adelante? Y después, presidente,
si possiamo immaginare che Rafa finisce nel Real Madrid, per lei questa è una conferma che la scelta è stata veramente buonissima, è buono per il Napoli? Possiamo rispondere prima al Presidente? Assolutamente sì. Vai Rafa, rapido. L'Espagnol, no? L'Espagnol. Yo siempre tengo mucha ilusión. Cuando vine aquí y pensando en lo que puede hacer mi equipo cada partido, tengo ilusión. Tengo confianza en lo que he hecho durante muchos años y en lo que puedo hacer en el futuro. Me siento como entrenador, me siento joven, con ganas y con un cuerpo técnico que me permite decir que están perfectamente capacitados. Por lo tanto, ilusión toda. Y la decisión de terminar mi contrato y pensar otras alternativas, como he dicho al principio, sobre todo en mi familia, que era la cosa más importante. A partir de ahí ya no puedo controlar lo que pueda ocurrir en el futuro, pero indudablemente estar lejos de tu familia, con pocas posibilidades cuando se juegan tantos partidos de ver a tus hijos y a tu mujer, no es fácil. Creo que, repito, el futuro puede llevar a cualquier cosa, pero ilusión, ganas, toda, y orgullo de haber estado aquí y haber hecho las cosas bien, también muchísimo. Traduzione sintetica, per favore. Allora, sempre ho avuto molte speranze e tanta fiducia. Mi sento giovane, ho tanta voglia di fare bene, e lavoro con un gruppo appunto di lavoro perfetto. Per il futuro devo dar conto alla mia famiglia, non posso decidere da solo, per cui vi chiedo di lasciarmi tranquillo per finire bene la stagione con il Napoli e poi parleremo del mio futuro. Hola, Rafa Vidal, buenas tardes. Ci sono però, ecco, qui voglio dire, voi non potete essere più bravi degli italiani a girare le domande. Allora, la domanda deve essere sul Napoli, non sul futuro di Benitez. Se volete fare una domanda sul futuro di Benitez, lasciamo stare, perché qui abbiamo argomenti che riguardano il Napoli. Lei interessa qualcosa sul Napoli? Una questione personale che ha parlato. Va bene, allora vediamo, però che questo sia chiaro anche per gli altri. Io sono di tutta seguro. Vamos a ver cómo será el tema. Ha dicho hace unos segundos, explicando lo que has arrancado, que bueno, es una cuestión relacionada mucho con tu familia. Yo quería saber si cuando tú le has transmitido a tu familia esta decisión y supongo que lo que venga después, tu familia, tu mujer, tus hijos, ¿están contentos? No, contentos de que deje Nápoles, no, porque ella, mi mujer y mis hijas, pero sobre todo mi mujer, aprecian la ciudad y todas las bellezas que tiene la ciudad. Decía el presidente de los Borbones, el Palacio Real, es muy parecido al Palacio Real en España, ¿no? Está dentro de Madrid, en los dos sitios, son cosas muy parecidas allá. Que deje Nápoles y la ciudad. Pues, y lo que viene después, que deja es triste como a mí, y lo que pasa es que tenemos que pensar en el futuro, lógicamente. Entonces, como he dicho antes, tengo mucha ilusión pensando en el futuro, pero quiero concentrarme y centrarme sobre todo en mi presente. ¿Qué tal, Rafa? ¿Aquí dónde está? Aquí, estoy en García de Deportes 4, también en España. Yo te la voy a traer en castellano. Sí, traduciamo un attimo che cosa hai detto, anche se hai capito, traduzione rapidissima. La mia famiglia non può essere contenta perché vado via da Napoli, città bellissima, che mi ha accolto benissimo, basti pensare che il Palazzo Reale di Napoli è praticamente identico a quello di Madrid. Sono triste, ma dobbiamo pensare al futuro, non in questo momento, pensare con tutto al momento opportuno. Retomo la pregunta. Muchas gracias por la conversación, Sergio, Pablo. La voy a poner en castellano por si tienes que empezar a recordar de cara al futuro, nunca se sabe, no voy a hablar del futuro. A lo que voy, hablando de tu familia, que la has nombrado y mencionado varias veces en esta rueda de prensa, es hora ya de regresar a tu casa con ellos, de que se sientan de nuevo, que te tengan cerca, porque has estado mucho tiempo alejado de ellos, y luego tengo otra para el próximo. Traduciamo la domanda. Se la familia tornerá a casa con lui. La famiglia è pronta per tornare a casa con lui, no, sì, io tengo bastante bastante famiglia, tengo famiglia in Liverpool, tengo famiglia in altre città, entonces aquí a los nacionales porque no lo conozco muy bien, pues Dios sabe dónde soy, ¿no? Y ahora entonces lo importante, repito, es concentrarme ahora, que sabemos en el futuro, seguro que te puedo responder alguna de estas preguntas más adelante si me llaman por eso. Al presidente. No, no equivocarme. Vale, al presidente, que antes han preguntado los compañeros italianos,
simplemente al presidente Florentino Pérez, con el que creo que lleva bastante buenas relaciones, ¿le recomendaría algo? Al presidente Florentino Pérez, con il quale penso che abbia un buon rapporto, raccomanderebbe Rafa. Ma Rafa io lo raccomando a tutti quanti, perché non dovrei raccomandarlo a Florentino, che non mi pare che poi abbia bisogno dei miei consigli. Io spero che se dovesse essere questo, Rafa sappia fare un buon contratto. Ma gli chiama e glielo vado a gestire io. Canale 8 e poi pompa meno. È stato appena sfiorato, la domanda la faccio al mister, però presidente, se vuoi intervenire anche tu non è che mi dispiace, perché l'argomento è rapporto Napoli, network nazionali, media in generale. Tu ritieni che Napoli abbia avuto sempre lo stesso trattamento rispetto ai suoi competitor, ai suoi avversari per quanto riguarda le domande, le opinioni, fate a te le opinioni espresse su di te, quindi su Benitez e su Napoli, perciò ti dico se poi il presidente vuole anche intervenire. Io ho fatto una guerra perché non capisco ancora, non capiscono. I cori contro i napoletani mi sembra che l'ultima partita, l'altra partita, sempre lo stesso. Però per fare tutto questo, guardate che anche ho pagato, no? Però sono molto soddisfatto, molto contento di averlo fatto. E credo, mi approfitto per fare lo stesso discorso, che noi, che voi, che i nostri tifosi, se siamo tutti insieme, diventiamo più forti. Quando uno dice una cosa, un altro un'altra cosa, quando il cugino della vicina dice che mi hanno detto, alla fine perdiamo forza. E noi non possiamo sentire forza perché altre società non erano più forti. Credo che il messaggio mio per il futuro del Napoli è spalla a spalla, che questo farà diventare la società, la città, i tifosi, la squadra più forte. Pronto Italia? Eccoci. Presidente, forse voleva, la domanda era duplice, se vuole. Ma vedi, questo paese, come il calcio del mondo, anche questo è un paese vecchio, dove fortunatamente abbiamo Renzi che ha 40 anni, il suo vice che ha 33 anni, una Boschi con 27 palle che ce ne ha 34, e allora io mi auguro, perché non si può fare quello che non si è fatto per decine di anni in un anno soltanto, io mi auguro che piano piano ci sia questo cambiamento e con il cambiamento ci siano anche minori pressioni che molto spesso possono condizionare artatamente, fintamente, dei giudizi, facendolo diventare quasi dei pregiudizi. Sì, eccoci, buongiorno. Mi limito soltanto ad augurare un grosso in bocca al lupo a Rafa Benitez, con il quale secondo me anche noi siamo cresciuti e per questo bisogna ringraziare il Presidente. Detto questo, Presidente De Laurentiis, come aspetta la partita con la Lazio di Lotito, che se non sbaglio ha 14 partite in meno rispetto al Napoli in questa stagione, e a proposito anche della progettualità futura, no? Gli introiti che potrebbero arrivare in caso di qualificazione o meno alla prossima Champions, quanto potrebbero poi influire sulle logiche di crescita della progettualità del Napoli? A cavallo nato non si guarda in bocca, però io ho già detto prima che ho stanziato dei miei soldi personali per quanto riguarda lo stadio, perché lo stadio è un minus fortissimo che abbiamo avuto in questi ultimi 11 anni e chi prima di noi ce l'ha avuto per altri decenni. Quindi questo è un grosso problema che non si può più derogare, quindi al di là degli acquisti, dei giocatori, poi c'è un'impostazione, tutti quanti vogliono più italiani, tutti quanti stanno dicendo ci vogliono più locali, no? E allora la cantera diventa un fatto importantissimo, quindi creare della cantera una ventina di ettari con 6 campi regolamentari, noi campetti, più la scuola per loro, in modo tale da poterli continuare a far crescere da un punto di vista culturale, più un qualche cosa che sia centrale alla città, perché non devono perdere tempo una volta usciti da scuola, le mamme
a portarli, non portarli, i pericoli, i motorini, non i motorini, eccetera, eccetera. Quindi queste sono le mie due priorità. Poi, poiché con Benitez si è costruita una squadra che ha le potenzialità di giocare sia all'estero sia in Italia, faremo quegli innesti giusti che abbiamo detto. Noi abbiamo sempre detto ci serve un innesto al centrocampo, ci serve di rafforzare Maggio sulla fascia laterale destra, ci servono dei difensori centrali, ma bisognerà anche vedere il nuovo allenatore se vorrà giocare a tre al centrocampo, se vorrà giocare in un altro modo, e quindi se vorrà un regista, se vorrà un trequartista, se vorrà giocare a rombo, se vorrà giocare attraverso, se vorrà giocare a rettangolo. E quindi vedremo al momentino, visto che la matematica non è un'opinione ma una scienza esatta, di fargli dire prima che cosa vuole, noi lo accontenteremo. Canale 21. Sì, salve Presidente, siamo in diretta sul canale 21, sono qui da quest'altro lato. Presidente, eccoci qua, siamo in diretta sul canale 21. La domanda è, sono stati fatti tanti nomi, Montella, Mihajlovic, Klopp, Spalletti, Di Matteo, dobbiamo aspettarci uno di questi nomi per il futuro della panchina del Napoli o un po' più? Ognuno di loro mi risponde, eh? Mihajlovic, Montella, Klopp, andiamo anche sul Siviglia, Di Matteo, Spalletti, e ho voglia se ce ne sono altri. Brandelli? Poi? Beh, allora ce lo dica lei a questo punto. Ma che devo dire? Ho detto, adesso andremo a cena o a colazione. La prossima settimana mi credo lasciare lavorare sul cinema. Poi la settimana successiva, dal 9 in poi, ci vediamo due volte a settimana e vi faccio la telefonica della idea di quello che c'è in prima. Sul direttore sportivo, visto che abbiamo salutato Bigonna. E adesso io, ad esempio, che cosa è che voglio fare? Voglio verificare se effettivamente un direttore sportivo è sufficiente per gestire quello che io, o come io vorrei che fosse gestito, un certo domain di una società calcistica. Perché le ripeto, io sono sempre stato un visionario, ho sempre guardato molto avanti, quasi sempre indovinato. Allora, io a un certo punto devo riuscire a capire anche chi c'è nei campi dei giovani, culturalmente parlando, non anagraficamente parlando, che possa seguirmi. Cioè voi avete delle qualifiche che secondo me hanno fatto un po' il loro tempo, il DS, lo scouter, il DG, questo e quell'altro. Allora, perché poi ho visto che se fossero levati dal loro contesto e fossero immessi in un contesto lavorativo normale sarebbe completamente diverso, e allora è chiaro che io invece voglio cominciare a vedere come da un circuito normale si possa immettere nel calcio per far diventare il calcio un pochettino più normale. È un po' difficile da capire quello che intendo. Prego? Ma che c'entra l'allenatore? Io sto parlando di tutto l'apparato che gira intorno all'allenatore. L'allenatore deve fare l'allenatore, non siamo in Inghilterra. Chiaro il ragionamento. Poi in Inghilterra spiegherò un'altra volta perché esistono gli allenatori neri. Sì, un pomeriggio anche se siamo in diretta, vediamo anche con diretta rispettatore. Rafa Benitez, a me non interessa lì dove andrà, però sappiamo che tanti di noi, tanti tifosi, la ringraziano per quello che ha fatto in questa città e anche tanti colleghi che sono dalla sua parte. La domanda è per il Presidente. Lei, egregio Presidente, ha detto che a fine giugno ci rimette 20 milioni di euro. 30 poi? 20. Io ho detto che metterò 30 milioni in uno stadio nei prossimi 6 mesi, no, perché voi sapete che lo stadio ha delle procedure. No, Presidente, scusi, lei ha detto io ci rimetto 20 milioni nel bilancio che si chiude a 30 milioni. Esatto. E questi danari potranno, secondo lei, influenzare la campagna del rafforzamento? No, perché per voi e per i tifosi quello che costa di più ha un senso, quello che è più valido invece no. Allora vi vorrei far ricordare che Tevez, che è costato 9 milioni,
non è costati 40, 50, 60. Vi vorrei far ricordare che Pogba è venuto a parametro zero. Quindi il problema è di palle, di conoscenza del mercato, di mondo doppi, tripli, quadrupli giochi, che non riguardano il Napoli perché non abbiamo avuto gente straordinaria fino adesso. Quindi è chiaro che anche le mie valutazioni di come riorganizzare il tutto non possono prescindere da queste valutazioni. È chiaro che anche io sono cresciuto con il Napoli da un punto di vista calcistico, però io nel Napoli ho portato anche il mio concetto di impresa, perché continuo a ribadire che l'impresa cinematografica è la più complessa, la più completa e la più difficile del mondo. Roma, ciao Rafa, cosa ti lascia? Cosa ti lasciano questi due anni italiani, ritiro compreso, critiche gratuite extracalcistiche, situazioni che si sono create anche ultimamente a Parma, così visto quello che è successo. Cosa ti lascia il calcio italiano dopo questa esperienza da voi? Aspetto di tante cose, perché l'esperienza non è quello che succede, sino quello che tu fai con quello che succede. Per me questo significa che tante cose si possono imparare ogni anno, sono tanti anni, però ogni anno imparo dei giocatori, dei dirigenti, del presidente, dei tifosi, della stampa, e aspetto che qualcosa mi servirà per il futuro. Sono tante cose, sono due anni con tanta intensità, e sicuro che qualcosa mi serve. Dopo la sua esperienza all'Inter ha avuto un bel coraggio di tornare in Italia, ma molti altri non ci sarebbero tornati, e quindi noi non gli abbiamo fatto rimpiangere questa decisione. Lui forse voleva riverificarsi. Ma no, del Napoli, ma parlo del combattimento calcistico italiano, e anche quello napoletano. Sì, tu sai che il calcio italiano è difficile, il problema di tante volte è che, dicendo questo, non si trovano, non si cercano delle soluzioni, no? Credo che la chiave, come diceva prima il Presidente, gente che vuole cambiare le cose, gente giovane nella politica, anche nel calcio, e può darsi che è un po' più positivo. E l'ostruzionismo che ho criticato questi giorni mi sembra che è una delle cose che si deve cambiare subito per fare diventare il calcio più propositivo, più bello per i tifosi. Hola, mister. Aquí Rubén Mérez de Marca. Usted se fue de España hace ya más de 10 años, ha ganado títulos en el Liverpool, en el Inter, en Chelsea, en Napoli, haciendo récord de goles. Entonces, ¿cómo explica que en España se siga teniendo esa percepción de que Rafa Benítez es un entrenador defensivo? En general, aquí en Italia, dicono lo opuesto, son ofensivos. Es que ya hemos visto tanti reti que veramente. È andato via dalla Spagna da più di 10 anni, ha vinto tanti titoli con tante squadre in giro per l'Europa, per quale motivo si considera ancora in Spagna come un allenatore difensivo? Sì, perché è il contrario, cioè, qui in Italia mi dicono che sono demasiado offensivo e tengo che amarrar más in difesa, però depende del campionato, depende del momento e soprattutto depende dell'equipo che entreni. Non è lo stesso entrenare in Extremadura, dove sai che devi difendere e contrattaccare, che entrenare il Chelsea, dove sai che devi attaccare, o entrenare il Nápoles con giocatori di tanta qualità in ataque che estás obbligato a attaccare perché è la forza che tieni. Io credo che mi adatto bene a lo che incontro e quando tiene qualità, come mi ha succeduto qui in ataque, pues atacas. Che haya che equilibrare la difesa, sì, la tengo che equilibrare, però credo che la clave è adattarti alla qualità del gruppo che tienes. In Italia pensano giusto il contrario, ovviamente questo dipende da tanti fattori, principalmente dalla squadra che alleni, una cosa è allenare Extremadura, un'altra cosa è allenare il Chelsea, un'altra cosa ancora è allenare il Napoli. La squadra è importante per la scelta del gioco, ad esempio il Napoli mi ha fatto adattare perché avevo dei fortissimi attaccanti e mi sono adattato a quelle che erano le condizioni di questa squadra. Ultima, più NTV. Salve Presidente. Questa sembra un addio consensuale, lo è a tutti gli effetti. Cioè, ma lei è una, diciamo, una scadenza contrattuale, non può che essere consensuale.
Lei è pienamente soddisfatto della gestione del tecnico in questi due anni? Al 120%. Non gli ha mai recriminato niente in questi due anni? Grazie a tutti. Grazie, grazie dell'attenzione.